l'incontro con la prima drag queen della mia vita, Regina Miami. Regina Miami mi portò questa mia amica a Torre del Lago, mamma mia, e vidi uscire questa drag da questo terrazzo con delle ali pazzesche, e dissi no, vabbè, lo voglio fare anch'io. L'incontro con l'arte drag nel 2011 a Torre del Lago, un incontro che ha cambiato per sempre la sua vita e dal quale è nata Ivana Vamp. In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Sono cambiata, sai, però non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì! Sfogliavo un giornale, devo trovare un nome assolutamente. Allora c'era Rossano Rubicondi, del marito di Ivana Trump, e sulla pagina accanto Tina Cipollari, con scritto La Vamp di Canale 5. E io dico, no, allora, eccolo, perfetto, Ivana Vamp, e da lì è nata Ivana. Ivana Vamp, nome d'arte di Daniele Alì, drag queen, performer e cantante. La sua carriera inizia nella sua città natale, Arezzo, non senza qualche difficoltà. La curiosità è quella che prende sempre il sopravvento su tutto, e venivano piano piano a vedere qualche spettacolo, qualche evento, però sempre... ho amici gay, non il classico amici gay. E quindi così, in famiglia invece è andata un po' diversamente, perché mia mamma l'ha accettato sempre, e la sua paura più grande non era di me, ma della gente nei miei riguardi. Mio padre no, non l'ha mai accettata, ci sono stati vari problemi, vicissitudini. A casa non accettava la mia omosessualità, mi butto fuori di casa. Ad accogliere la passione di Daniele, invece, la nonna, abile sarta e tra le prime sostenitrici di Ivana Vamp. Non mi fece la prima gonna, e fu una santa, 180 metri di tulle, porella, cucirli tutti. E mi disse, mi piacevano questi abiti lunghi, enormi, e mi disse, no amore, davanti va messa corta, la merce va mostrata. Talento, studio e passione, parrucche, tulle, trucchi e colori, così passo dopo passo, ovviamente sui tacchi, è nata Ivana Vamp, ironica, irriverente ed elegante. Rappresenta di me tanto, la parte più sbarazzina, più colorata, io vesto sempre di nero, più colorata di me, e il messaggio che vuole dare è di spensieratezza, la leggerezza nella pesantezza. Perché anche questo è fondamentale, e soprattutto la non stupidità. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Ivana senza Daniele non esisterebbe. E Ivana senza Ivana? Daniele senza Ivana non lo so. Non lo so, perché Ivana è l'antidepressivo di Daniele. Poi la sfida televisiva nel 2019 su RTV38, una colorata rubrica pomeridiana che ha portato il mondo drag sul piccolo schermo, arrivando al grande pubblico. State insegnando alle persone che essere una drag queen è un lavoro, quindi grazie veramente, perché abbiamo bisogno di questo. Avere una drag in una TV importante come RTV38, nel quotidiano, quindi la signora che gira e trova una drag queen, lì dice, oddio, che succede? E dopo invece si appassionano. Una sfida più che vinta, dalla quale è iniziato il cammino nel mondo dello spettacolo. Nel 2021 Ivana Vamp è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione di Drag Race Italia. Con difficoltà sta iniziando adesso arrivare al concetto che è un'arte. Siamo artisti, e non siamo, come dico, non mi trovi al supermercato vestito da drag a fare la spesa, mi ci puoi trovare se faccio una trasmissione, allora sto lavorando. Lo fa comprendere la storia reale di un artista, di una persona, che non vado a rubare, uccidere o compromettere qualcosa nella persona altrui, anzi capisci che siamo persone, anzi alle volte con una marcia in più.